Abbiamo in queste letture due fatti molto distanti fra loro. Il primo è circa attorno al 1800 avanti Cristo e l'altro il tempo di Cristo, più o meno attorno all'anno 33. Sono due monti, uno è il Monte Moria, su cui si dice sia costruito anche il Tempio di Salomone e adesso c'è una moschea, e l'altro è un monte alto, forse il Monte Tabor. Queste due montagne sono luoghi importantissimi, il primo perché i due protagonisti sono Abramo e il figlio. Dio chiede a Abramo di sacrificare il figlio unigenito, lo mette alla prova, Abramo obbedisce, sappiamo tutto il dramma che può esserci, è ovvio, ma c'è anche il senso delle rivelazioni, lui parlava con Dio, si rivelava e gli aveva detto che avrebbe avuto una discendenza numerosa come le stelle del cielo, la sabbia del mare, aveva avuto questo figlio in modo miracoloso, in vecchiaia, sia sua che di Sara, e poi gli chiede di ucciderlo. Cos'è vero? Si può chiedere uno, il messaggio, l'indicazione che ho avuto adesso, o quello che ho avuto tanti anni fa, quando è cominciata la mia avventura con Dio che si è rivelato. Non c'è dubbio in Abramo sulla unicità del Dio che si rivela, e nonostante l'assurdità e il sacrificio che deve fare, va per sacrificare il figlio Isacco, l'unigenito. Dio lo ferma e dice: mi hai dimostrato di non fermarti di fronte a questo. E quel luogo viene chiamato anche Dio provvede, perché Isacco, salendo, diceva: io sto portando la legna per il sacrificio. Ma dov'è la vittima? Dio provvede, e dopo questa prova, quando per mezzo di un angelo ferma la mano, ecco che c'è un ariete con le corna impigliate in un cespuglio e viene sacrificato quello, perché gli viene indicato dall'angelo. Racconto questo, il fatto, perché questo primogenito che deve essere sacrificato torna come idea e come sacrificio in modo moltiplicato qualcosa come molti anni dopo, circa 500-450 anni dopo in Egitto, e c'è come protagonista ovviamente non più Abramo ma Mosè. E l'ultima piaga di Egitto, perché il faraone non voleva lasciare liberi il suo popolo, quello della morte di tutti i primogeniti maschi, sia animali che uomini, tutti. Vengono scampati solamente i figli degli israeliti, perché al suo posto sacrificano, o meglio uccidono, un agnello col cui sangue sapete che devono segnare lo stipite della porta di casa. Lì si ferma. Ma, nonostante questo, quella vita del primogenito viene richiesta da Dio e ogni primogenito maschio è sacro al Signore e deve essere sacrificato, e c'è una sostituzione per mezzo di un altro animale. Anche quando Gesù viene portato al Tempio, deve essere riscattato perché altrimenti deve essere sacrificato. Ma in realtà il Padre non si ferma, Dio Padre, perché sacrificherà lui. Ecco dunque che questo luogo, Moria, il monte, il sacrificio di Isacco, sostituito da questo animale, questa ariete, impigliato con le corna, questo sacrificio dei primogeniti, questa offerta al Tempio, sta per realizzarsi. E su questo monte Tabor appare Mosè. Mosè, nel Vangelo di Marco non dice, è in quello di Matteo,
dice, discorrevano del suo esodo, della sua uscita dalla vita. E dunque quello che sta per avvenire è una morte e resurrezione. E questo è quello che dice Gesù. Non dito a nessuno finché io non sia risorto. Questo è per voi, per prepararvi. Ma io devo partire da questa vita perché sono quell'agnello sacrificale, perché sono il primogenito maschio gradito a Dio, l'unico gradito a Dio, che prende il posto di tutti, che deve essere sacrificato. Dove? Su un altro monte ancora, è il Monte Calvario, il Golgota. Lì verrà sacrificato, il Padre questa volta non risparmia il Figlio. E il Padre del Cielo chiede al Figlio di salire volontariamente, un po' come Isacco, no? Sul monte, per offrirsi in sacrificio perché tutta l'umanità possa, dopo di lui, compiere l'esodo, cioè uscire dalla vita mortale ed entrare nella vita immortale. Guardate, non è semplicemente morire, tutti moriamo in ogni caso. La vita è la vita divina in pienezza che è da Dio, altrimenti un'anima senza questa vita è un'anima che esiste ma è morta. Fuori, dove è freddo, buio, stridor di denti, la disperazione, no? Dunque il sacrificio di Cristo è quello che apre l'uscita dall'Egitto e dalla schiavitù contro tutto un mondo che è organizzato contro Dio. E qui sarebbe utile fare anche questo, dare ragione della presenza anche di un altro profeta, no? Che è il profeta Elia a fianco a Mosè, che è colui che lotta contro i profeti di Baal, di Astarte, in un governo di Israele corrotto dal re, cominciando dalla regina Jezabele, che si serviva delle forze pagane, degli spiriti immondi di queste divinità, di questi idoli, così come eri in Egitto. E Elia diventa il campione che combatte da solo per liberare da questa prigionia che è data dal peccato e dall'idolatria. Vedete come Gesù riassume in sé tante figure con fatti importanti che sono nella memoria di Israele, ma in Gesù viene tutto raffigurato. Sacrificio di Isacco, il padre, lui è Isacco, ma non viene sacrificato. L'esodo, l'uscire da questa vita per entrare nella vita eterna, cioè nella vita di comunione col Padre, per mezzo di una vittoria contro i nemici, ma col passaggio della morte. C'è tutto il segno del passaggio del Mar Rosso, che significa morte, resurrezione, e prefigura il battesimo, che vuol dire immersione nell'acqua, morte, si viene fuori, vivi nello Spirito. Dunque Gesù è colui che compie in migliaia di anni tutto quello che è stato prefigurato dai fatti e dalle parole di Dio, e coloro che conoscevano le Scritture ed erano in attesa di questo Messia comprendevano, facevano anche fatica. La comprensione piena sia poi dopo col dono dello Spirito Santo, perché è scritto, parlava della resurrezione sua e si chiedevano che cosa fosse questa resurrezione. Avevano visto la resurrezione di altri, anche di Lazzaro. Evidentemente parlava di qualcos'altro. E poi, se lui è morto e muore, chi lo fa risorgere? È una resurrezione diversa quella di Gesù. È una resurrezione che fa diventare il suo corpo, per potenza di Dio Padre, trasfigurato, immortale. È già la vita piena, è già il modello, l'esempio visibile di quello che sarà il nostro esodo. Non sarà di quelli che non credono, sarà di quelli che credono e meriteranno dunque la resurrezione di Cristo. Il Gesù trasfigurato sul Tabor, dunque, è il passaggio che anticipa quella resurrezione gloriosa che è la stessa che noi attendiamo. Questa è la speranza cristiana.
sia lodato Gesù Cristo.